Bella regà, qua è Savix che vi parla. Bentornati in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale. Oggi ragazzi, car to car bomba. Modderemo qualsiasi veicolo facilmente e non useremo il capitano, quindi no yacht. Requisito ragazzi, avere il veicolo da cui prendere le modifiche, avere l'abbonamento LS Auto Lagoon 1, ragazzi, non costa nulla, praticamente è uno scherzo. Un amico che ci dà una mano ragazzi, e dovremo buggarci all'interno della biglietteria. Ci servirà il veicolo da moddare sparso per i garage, raga, è uguale dovunque sia. Quindi prendiamo il veicolo da cui prendere le modifiche, entriamo dentro LS Auto Raduno ragazzi, e una volta che siamo dentro LS Auto Raduno andiamo nel menu delle modifiche cliccando freccia destra ragazzi. A questo punto, una volta al menu delle modifiche, facciamo una qualsiasi modifica ragazzi, io la farò all'armatura, dopodiché torniamo dentro l'auto raduno. Una volta che siamo qua ragazzi, di nuovo all'interno dell'auto raduno, abbiamo fatto la modifica al veicolo, semplicemente ci teletrasportiamo ragazzi all'arena. Potete andarci anche col veicolo del civile, l'importante è che avete il veicolo all'interno di LS. Io userò ragazzi l'attività, se siete su Xbox vi lascio il video in descrizione, sono veramente comodi. Quindi a questo punto, una volta dalla biglietteria regà, clicchiamo freccia destra per interagire in questa schermata ragazzi. Ci facciamo invitare da un nostro amico che sta nel lavoro da titano nella stessa lobby nostra ragazzi, e quando siamo nella prima allerta gli diciamo di quittare l'attività. Quando lui spawnerà nella lobby accettiamo la prima allerta ragazzi, ascoltiamo i tre boom della seconda allerta e poi accettiamo anche la seconda allerta. A questo punto regà, se spawnate senza la minimappa vi sarete buggati, se spawnate con la minimappa o vi apre Arena War riprovateci, non succede nulla ragazzi. Quindi a questo punto gli diciamo al nostro amico che sta all'interno di LS Auto Raduno di invitarci, come vedete dal telefono. A questo punto, una volta che saremo all'interno di LS Auto Raduno ragazzi, cosa dobbiamo fare? Tanto per iniziare bisogna andare a controllare se c'è ancora il veicolo nostro. Io sono sicuro che c'è ragazzi, quindi non controllo. Se volete potete diventare membri della Sicuro Server ragazzi, lo consiglio, siccome il glitch funziona meglio. E a questo punto andremo ad avviare uno sprint ragazzi, come al solito. A questo punto, quando abbiamo lo sprint dal menu interazione, dovremmo aprirci il meccanico ragazzi, e dovremmo stare con il menu del meccanico aperto finché non parte la gara sprint. A questo punto regà, una volta che partirà lo sprint e saremo nel countdown, quando partirà il go regà, apriamo il menu, quindi clicchiamo una volta A o X. A questo punto avremo il menu del meccanico aperto, clicchiamo triangolo Y per fare un respawn regà, e una volta che abbiamo fatto questo ci andiamo a buttare in acqua. Andiamo a buttarci in acqua in questo preciso punto dove sto io, perché poi ci dovrà buttare da un'altra parte. Quindi una volta arrivati in questo punto ragazzi, ascoltatemi bene, vi dovete buttare in acqua. Quando vedete la schermata in bianco e nero contate un secondo e cliccate due volte A se giocate da Xbox o X se giocate da PS. A questo punto vi farà questa schermata glitchata, vi farà rispawnare in questo punto ragazzi. Adesso ci mettiamo in questa posizione e rifacciamo la stessa identica cosa. Ci buttiamo in acqua, quando c'è la schermata grigia contiamo un secondo, clicchiamo due volte A o X se giocate da PS e saremo in una schermata nera. A questo punto partecipiamo ragazzi su qualcuno che sta in mira diversa, quindi o Anawak o un nostro amico, accettiamo la prima allerta, rifiutiamo la seconda allerta e sbadabam, accettiamo anche la terza e saremo spawnati col veicolo moddato. Quindi ragazzi, non resta altro che andare a salvare il veicolo. Per salvare il veicolo lo potete salvare come volete, quindi o quittate voi la lobby aprendo l'attività che adesso vi faccio vedere, oppure dite ragazzi al vostro amico semplicemente di portare via le balle da quella sessione.
Quindi se no potete fare così, se avete le attività disponibili, ragazzi, che usate il teletrasporto, avviate un'attività qualsiasi e una volta che siete nella prima lobby, nella pre-lobby dell'attività, la quittate. A questo punto tornerete, ragazzi, in free mode, avrete la macchina ancora moddata e possiamo entrare da LS, dove cavolo vi pare, per fare la modifica e salvarla, ragazzi. Quindi, raga, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, mettete mi piace, raga, se il video è stato d'aiuto, se vi è piaciuto questo video, e sbadabam! Alla prossima, iscrivetevi su Twitch, raga.